Deboli benefici è riapparsa la sedia gestatoria. È stata richiesta a furor di popolo, o meglio, a furor di pellegrini. Infatti, mercoledì scorso, quando il Papa aveva percorso a piedi l'aula delle udienze, erano in pochi ad averlo visto. Di qui la richiesta di vederlo in alto sulle loro teste. L'entusiasmo dei presenti è notevolissimo. Paolo VI intimidiva con la sua statura di grande intellettuale, con l'aura di angoscia religiosa ed esistenziale che lo avvolgeva. Giovanni Paolo I, così vicino al cattolico medio, desta entusiasmi familiari. I presenti lo sentono dei loro. Mai il lampeggiare dei flash è stato così fitto. Per accogliere la richiesta, da metà dell'aula sono state tolte le sedie. Quando era soltanto vescovo e cardinale, Giovanni Paolo I aveva scritto per il Messaggero di Sant'Antonio una serie di lettere a personaggi illustri del passato, reali ed inventati, da Goethe a Goldoni, da Maria Teresa d'Austria a Pinocchio, da Petrarca allo stesso Gesù. Ora, in queste sue udienze del mercoledì, le ripropone da una cattedra tanto più elevata. Oggi è stata la volta di Trilussa, poeta romanesco, abbastanza anticlericale, forse anche massone. Trilussa, il quale ha cercato anche lui di parlare della fede in una certa sua poesia, ha detto: quella sera, quella vecchietta cieca che incontrai la sera che mi spersi in mezzo al bosco, mi disse: se la strada non la sai, te la mostro io che la conosco. Se c'hai la forza di venirmi appresso, e tanto in tanto te darò una voce fino là in fondo dove c'è un cipresso, fino là in cima dove c'è una croce. Io risposi: sarà, ma trovo strano che ne possa guidare chi non ci vede. La cieca allora mi pigliò la mano e sospirò: cammina. Era la fede. Ci sono poi stati altri apologhi e altre citazioni. Come poesia? La Chiesa, considerata un sapone per l'anima. Come il matrimonio che non è una trappola. Nuovi riferimenti alla figura della madre dopo le recenti discussioni e polemiche su Dio più madre che padre. Applausi divertiti e convinti dalla vasta platea cattolica.